Signori, benvenuti a tutti quanti in questo nuovo video. Oggi siamo al Gran Reno insieme a Technoid e Money. E Technoid vuole che io gli offro la cena, ok? Sì. Però come per tutto, Fra, siccome tu sei uno streamer, conosci molto bene che per ricevere qualcosa devi produrre, sì, ok? Video YouTube, eccetera, eccetera. In questo nuovo divertente e meraviglioso video, Technoid si guadagnerà la cena facendo uno show in questo meraviglioso palco. Quindi tu adesso salirai in questo palco. Ma che show devo fare? No, tu prima mi hai detto una figura. Tu fai una figura di merda, nel senso che... Allora, sono due le cose. O ti metti qua sopra a ballare. E io e Moni sotto che urliamo e ti incitiamo. No, ok. Oppure urli qua dentro. Signori, vi devo raccontare una barzelletta a tutti. Allora, in quel caso là io ti offro la cena. Allora, io salgo qua tu e grido una frase che voglio io. Tu okay? Sali qua e gridi una frase che vuoi tu. Sì. Che frase gridi? Grido, ragazzi, non ho più un euro. Ci stai? Ci sto. Tu fai una roba del genere, io ti prometto che ti offro la cena stasera. No, offretti due. E beh, chiaro, è normale, tu okay. Prepara. Tu eri già offerta. Allora, era già offerta. Però sali anche tu con me a sto punto. Eh sì. Allora, io salgo. No. No, non hai sì, coraggio. Sì, no, io ho coraggio, ma perché devo salire? No, no, tu salgo su qua. Dico, non ho più un euro. E lui fa, sono andato in cripto. Ci stai? Io ci sto, io lo accetto. Ah, io... A me frega niente. No, ma vabbè, voglio vedere. A me che una volta che mettiamo piede là arrivano le guardie. Vabbè, ma gli dici che non lo sapevi. Ma io dico che non lo sapevo. Io non parlo italiano. Non parlo italiano. Fra, vedi. Io lo faccio. Sì, sì, no, 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 non hai capito. Se vuoi mangiare stasera lo devi fare. Vai. Oh, mi raccomando. Vai, sono tranquillo. Poi mi paghi. Sì, ti pago. Ti pago la cena stasera. Oh, mi raccomando. Oh, ti ho detto di sì, ti ho detto. Questa è la platea, ragazzi, guardate che meraviglia. Guardate la platea. Nota una cosa, sono tutti adesso tranquilli, eh? Sono tutti tranquilli ai loro posti. Dopo li riprendiamo. Appena le urlo io, fra, vedi che tutti si girano, fra. Cacciati dal Gran Reno anche questa volta. Vado. Pronti? Quando vuoi. Vai. 2, 1. Non ho più un euro! Non ho andato in cripto! Sono andato in cripto, mi hanno truffato! Non fate le cripto! Apri la cena. Quindi vado a offrire la cena. E vabbè, è andata così. Non è finita però, perché non è un'altra challenge dopo. Prima offri la cena. Adesso offro la cena. Va bene, ho capito, la offro. Se no tu mi freghi, mi dici fallo, poi dopo non offri niente. Cosa vuoi mangiare? Quello che vuoi. Non scegli tu, io offro la cena, offro quello che volete voi. Dove mangiamo? Dove volete voi? Oh, cos'è che vuoi mangiare tu? Ma proprio dirti la cosa, non c'ho voglia di sta roba, fra. Eh? Io qualcosa, sai dove spende, fra? No, a me frega niente. 200 euro. Sì, qua, allora, qua non c'è. Vieni con me, Moni. Ok, dove si spende? Vieni con me, allora vi porto a mangiare io, fatto bene. Sì, adesso ti porto io in un bel ristorantino, dai. Tu vieni con me che stasera ti porto. Don Peppe. No, non è buono. Tu vieni con me, ci penso io. Allora, bro. Ti porto in un posto buono che ho visto l'altra volta. Che sono. No, è giù. No, è giù. È giù. Vi dovete fidare di me. Dai, ci devi fidare di me. Quello che giù è buono. Allora, ce la siamo guadagnati. Ve la siete guadagnata, avete fatto una gran bella figura di merda, come è giusto che sia. Io, figura di merda, vai tranquillo che easy. Oh, io voglio, si spende 200 euro su o niente. Tranquillo. A me è importante che mangio, non mi deve fregare niente. Devi andare in bancarotta, zeppi. Bancarotta io. Di qua c'è la tipa qui. C'è sta tipa che veramente. Vuoi di nuovo passare a salutarla? Se faccio una figura di merda paghi tu. E qui la situazione cambia. No. Entro dentro il negozio e io dico, volevo dirti solo che ti amo. Ma no, ma lo posso fare anch'io, a me non frega niente. Allora fallo. No. Ti offro un'altra cena domani. No, intanto. E là, guarda, è meravigliosa, che bella che è, quanto è bella, amore mio, ti amo. Vabbè, vagliela a dire. Vai. No, non lo faccio. Sono sposato, ho dei figli. Ma quindi dov'è che dobbiamo andare? Là sotto, guarda. Qui? Là sotto. Qui? Sì. No, Fra, non è vero che si spende tanto, eh. Non è vero che si spende tanto? Sai che cos'è quella? Che cos'è? Vabbè, signor vino, ma io non bevo vino. Ma tu devi mangiare, infatti, non devi bere vino. Ma cosa mangio? C'è carne, c'è tipo. Ma mi frega niente a me della carne. È buona, è cucina buona. Ma c'è senza carne, non c'è niente. Ma vieni giù! Fra, ti giuro che è buono. Vedere, sei al massimo, ma guarda che ti volevo far spendere una cifra. Ma te ti devo. KFC? No, KFC a me non mi va. E allora devi star zitto, ti porto dove dico io. Vai, ma guarda te, mo decide lui. No, allora, ascolta, l'importante è che io mangio gratis.
ok? Tu mangi gratis. Scegli tu dove, l'importante è che io mangio gratis. Allora, questo è un posto dove ci sono i migliori vini che ci sono nel mondo. Non è me che mi frega, okay? Io sostengo. Aspetta, ok, non c'entra niente, però la cucina è altamente legata alla degustazione, quindi qua è tutto molto buono, hai capito? È tutto molto buono, ti devi fidare di me. Credo. Mi io basta che pagare, paghi tu, io sono contento. Allora, cosa ne pensi del menù? Io voglio capire una cosa, tagliate di fassone piemontese, è qualcosa di spau pau? È spau business. Ma spau vuol dire che non ci sono vene dentro? No, la tagliata è buona, un pezzo buono. C'era un pezzo di carne pregiato questo? Molto, però tagliata di solito. Allora io prendo quella. Tu cosa prendi? Con le patatine fritte anche. Forse prendo spaghetti, aglio, olio, peperoncino con tartare di gambero buonissimo, rosso. Buonissimo. Il tartare di coso è... non è male, eh? Tartare di gambero rosso è buona. Scusa, ma vuol dire che è crudo. Eh certo, il gambero rosso è buono. Tartare. Sicuro che non lo vuoi? Dai. Sì, se tu prendi il vino, bevilo. Bevilo. Da solo? Bevilo, sì. No, da solo non posso prendere il vino. Adesso mia mamma, muoio. Ma prima la bottiglia la bevi un po' e poi te la porti via. Va bene, me la porto via. Ci vediamo quando arriva tutta la roba. Allora, è arrivata la roba, ho rispettato la promessa, vi ho portato in un buon ristorante. Cosa ne pensi intanto? Buono, dai. Buono. Tu cosa hai preso? Tagliata. Tagliata? Le patatine. È ancora viva quella. Quella fa ancora mu. Sì. Le mucche fanno mu. Tu cosa hai preso? È finito. Cacio e pepe, le milkeche. Ma hai già finito il piatto? No, ma non penso che la porzione era fosse chissà che dovrebbe grande. Io ho fatto due. Stai iniziando. Mi ha contagiato Moni. No, comunque posso dire una cosa? Meglio quella che fanno a Roma. Ma va? Ma cacio e pepe è facile da fare. È proprio facile, sì. Grazie mille. E gli avevo detto gli altri, vabbè, però non questo? Questo qua invece è un tagliere vegetariano. Okay. Tagliere di formaggi con la marmellata alle... La marmellata si mette sopra i formaggi? Sì, marmellata di prugne o il miele di solito, più buono il miele. Invece questa qua è una tartare di manzo. Cosa ne pensi? Poi se un'altra poche. Sì. Poi una bottiglietta di vino, ma mi raccomando ragazzi, il vino solo a cena e mai guidare ubriachi, non fate mai gli stupidi. Lui, e lo bevo solo io, loro non bevono perché guardate non hanno bicchieri, non bevono. E quindi niente. E via così. Buona appetita dopo. Allora io ti sto facendo assaggiare un cazzo di formaggio che è buonissimo. Tu adesso lo prendi e lo assaggi. No. Tu prendi e assaggi. Dammi a me, dammi a me. Prendo io quanto voglio io. Sacchino? No, mettimi, riempi. No, ma dai, veramente. Fra, sa di tossico. Non è tossico. Mamma, quanto questo fate è schifo. Più buono. Mamma, io, mamma, che, ma noi, ma che carne io dovevi, devo, sai dove ti devo portare? Questo? Mamma, neanche la piadineria tutti i meriti. Cos'è questo? Ma cos'è questo? Questo qua. Non sai manco tu. È una mousse di piselli, secondo me. Verde, molto verde, è piselli. Dammi un pezzo di pane. È piselli sicuro. A te piacciono i piselli? Questa non la taglio, ti dirò. E piselli, Fabio, piselli sicuro, però. Buona però. Buona sì, per quello che metto un po' lì. Però te l'ho preso vegetariano così non sono raffinati. Sei contento? Oh, degusti. Andiamo con questo. Questo è buonissimo, Fabio. Questo che? Questo è buonissimo. Adesso lo dico. Questo cos'è che è? Di zucchine, affettate di zucchine. Ma dove hai infilato che metà rimane lì dentro? Zucchine e formaggio, sicuro. Che stai facendo, Moni? Oh! Questo è buono. Questo è buono. Ti ho portato a mangiare in un bel posto? Sì. Buono, però ci hai portato in posti migliori. Ho capito, ma casa è un centro commerciale, oh. Ma buono. Moni, buono. Qua oggi posso dire che ti voglio bene. Ho spaccato oggi. I nostri stomaci sono contenti, sì. Ma tanto, va bene, tanto pago io. Giusto? Giusto. Hai perso la scommessa. Abbiamo fatto la scommessa, sì, sì, no, pago io. Ho perso la scommessa ed è giusto che paghi. Oh, però non hai assaggiato ancora una cosa, eh? Formaggini. Questo sì, questo ce l'ho anche io. Infatti l'ho mangiato io. Questo? Cos'è? Parmigiano reggiano. Ed è quello che mettiamo sulla pasta, no? È quello che metti sulla pasta, sì. Però devi assaggiare con la marmellata. Ah. Così? Sì, eh. Così non lo metti sulla pasta.
Che poi non ho mai capito se è grana padano, vabbè, c'è buono, parmigiano reggiano, con la marmellatina e via. È buono, con la marmellata è buono. Ma anche da solo, eh. Buono, prendi lui che fa l'assaggio, scusa, che riprendi me? Sì, ma stai calmo. Buono, eh. Com'è? È buono. Questo sembra quello che vedi nei cartoni animati. Quello è pecorino. Secondo me è pecorino quello. Questo? Sì. Da solo oppure bisogna metterlo anche lui? Marmellata. In realtà la migliore sarebbe il miele. Marmellata. Ma troppa. Non l'hai detto io. Però tu ti perdi una cosa fantastica, questo qua, vedi? Ma stemio, bro. Lo so, Fra, ma questo qua va a pulirti la bocca. Io vabbè, io faccio con l'acqua. E adesso ti lascio il sapore. Proprio. Sapore naturale, però. Mamma, che meraviglia. Questo? Sempre grana, zio. Non dire che questo? Non è che perché te li vuoi mangiare ancora. Oh, me ne vuoi lasciare qualcuno per dire che... Ma li hai mangiato tutti tu. Ma io non ne ho mangiato neanche uno. Guarda questo? Cos'è? Fai finta di non sapere. Cos'è questo? Cos'è? Ha un odore diverso questo. Un odore diverso. Taglia. È uguale. Hai visto? Incredibile. Ci vediamo al dolce. Vai a ascoltare a me. Sai perché il lievito... Non sto scherzando. Il lievito, le cose lievitano perché i batteri che ci sono scorreggiano all'interno. Tieni il tavolo. Oh, c'è il terremoto. Oh, Fra. Mamma mia, quante cagate spari, vecchio. Mamma che ignoranza, ragazzi, lo scrivete qua sotto nei commenti per favore, che è vero quello che ho detto. Coglione, va là. Te lo giuro, i batteri scorreggiano e mettono aria e gonfiano le cose. Non sto scherzando, guarda che sto parlando. Lavorava per la NASA, lavorava in scientifica lui. Cos'è la scientifica? La scientifica. Vabbè, ragazzi, come al solito non mi devo prendere per il culo così, però. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Andate a cercarlo su Google e scrivetelo qua sotto nei commenti e vedrete che come dico io. Senti, scusa, ti posso chiedere di metterla da portare via? Se può? Grazie. Che cazzo pago, zio? Che coglioni, avete visto lì sul tavolo, ma fanno una figura di me. Porca troia. Madonna, ragazzi, mo' le aspetto qua, vediamo che le dico. Mi già pongo ammazzano, ragazzi. Mo' ne sto giro mi picchia, ragazzi. Mi sono fottuti, guarda, mamma. Merda, mi ha visto, raga. Merda, ma non mi ha visto. No, piedi. €115 Ma va là, non c'è il portafoglio, non ce l'ha. Ho detto 115? Ma me ne frega un cazzo, poi a parte che c'è il casino qua che puzza. Avevi detto che pagavi tu, scusami, Fra, ti giuro. No, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.